Francesco Carbone starà uscendo invece direttamente con gli altri agenti sempre della Digos, scortati nuovamente presso la questura di Roma sempre, in quanto hanno richiesto anche di fare il tampone della saliva per l'accertamento del DNA, in quanto c'è l'obbligo anche di periziare non soltanto praticamente le nostre impronte, ma anche le impronte del DNA. Quindi conseguentemente, in virtù di questo, se lo stanno ancora trattenendo e portando, guarda caso, sempre alla questura di Roma. Quindi vogliono il DNA di Francesco. Quindi noi dobbiamo, sì, ma la cosa grave è sempre, non si può fare da nessun'altra parte, sempre solo ancora in questura a Roma. Quindi dobbiamo anche partire e andare immediatamente. In questura fanno anche le cose mediche. Ecco. Ma il verdetto qual è? Verdetto è l'arresto confermato, in quanto hanno ritenuto valide le mere dichiarazioni della PG, non ritenendo valide quelle invece della persona indagata, ritenendo che ci sia persino la concordanza delle lesioni addotte con i loro certificati medici e non le lesioni addotte al Francesco Carbone con i suoi certificati medici. Quindi, come al solito, abbiamo un atteggiamento un po' discriminatorio, anche perché realmente poi vi rappresenteremo nelle nostre difese quello che effettivamente, assieme all'avvocato Bonadies, giustamente qui presente, che rappresentiamo unitamente entrambi la difesa di Francesco Carbone, sia l'incoerenza delle documentazioni, ma questo verrà detto non da parte di noi che non siamo tecnici, ma da magistrati, ma in questo caso da tecnici medici che effettivamente rappresenteranno se esiste o meno il nesso di causa in correlazione anche con gli eventi come si sono svolti. Abbiamo prodotto la documentazione, anche le registrazioni se ne sono acquisite, ma non le hanno viste, perché avrebbero potuto tranquillamente vederle e acquisire, nonostante siamo stati tanto senza tempo guardare le registrazioni. Non ne dà atto il magistrato, ecco, sulla scorta semplicemente delle mere dichiarazioni. Questo ci tengo a precisare. Con quale fiducia dovrebbe andare in questura e col DNA? Cosa gli bravissimo, infatti per questo c'è dobbiamo un piccolo problema col lo DNA. So, ed è per questo infatti dobbiamo andare immediatamente, purtroppo vi dobbiamo lasciare, che dobbiamo andare in questura, perché dato che verrà tradotto lì, ed essendo proprio la questura di Roma quella incriminata e denunciata a sua volta, è necessario che a tutela della persona di Francesco, dato che gli manca il cellulare, ecco, di dover andare necessariamente lì. Io vi ringrazio tutti quanti. Quindi convalidato l'arresto, e per quanto ne avrà ancora Francesco di questa? Con obbligo di firma. Quando finisce questa storia? Non capiamo. Questa storia, quando vedranno le carte, la documentazione, quando... Ma quindi allora lui sarà trattenuto fino a quando? No, non è trattenuto. Ah. Obbligo di firma, sì, anche sta fuori. Sì, sì. Ah, sì. Ok. Sta fuori, si aprirà l'obbligo di firma soltanto per le tempe da un'ora, non è anche da domiciliare. Semplicemente l'obbligo da un'ora all'ora. 8 settembre ci sarà poi, proseguirà la causa. 8 settembre? 18 settembre. Un mese. Sì. E comunque convalidato l'arresto, niente. Convalidato l'arresto, e non, su mere dichiarazioni. E non sono stati visti, non sono stati guardati. Sì, noi dobbiamo andare. Okay, ci sentiamo. Grazie Virginia. Grazie a voi. Buon rientro. Max, perché non trovo le chiavi della macchina? C'è lui. Ciao. Ah, va bene, cari amici, come avete visto, gli avvocati sono di fretta. Purtroppo non abbiamo Ragazzi, avete sentito? Arresto convalidato per Francesco Carbone, con molti dubbi sulle procedure, sulle modalità con cui è stato raggiunto questo verdetto. E ne prendiamo atto, Carbone è stato di nuovo probabilmente vittima di un abuso, verrà poi verificato nelle opportune sedi, non è nostro compito adesso trarre dei giudizi, delle valutazioni. Però ecco, noi siamo venuti a dare il nostro sostegno, adesso Virginia tornerà a casa, studierà tutte le contromisure necessarie. E quindi purtroppo la notizia è questa, arresto convalidato. Ci saremo anche a settembre, il 18 settembre. 18 settembre ancora, noi non dobbiamo mollare. Cioè, non so se è chiaro, abbiamo tutti visto il video, abbiamo visto come sono andate le cose, abbiamo visto chi ha subito violenza da parte di chi, e nonostante questo oggi viene convalidato l'arresto di Francesco Carbone. Io non ho neanche capito sulla base di quali accuse, probabilmente resistenza, e ho sentito anche lesioni, ma è una cosa sconcertante perché le lesioni le ha rinvenute lui e non altre persone. Non lo so, io ragazzi, cosa vi devo dire? La situazione è questa. Io ringrazio le 30 persone che oggi sono venute qui a Velletri per dare manforte a Francesco e Virginia. Ringrazio tutti voi che ci seguite
e ci mettete il cuore, la passione e siete sempre pronti a sostenere Francesco Carbone. Rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci a sostenere ancora questa battaglia, perché purtroppo oggi abbiamo incassato una battuta d'arresto, una sconfitta. Però diciamo che abbiamo perso la battaglia ma non la guerra, va bene? Grazie a tutti amici, qui da Velletri purtroppo è tutto, è andata così, speriamo di avere notizie migliori in un futuro, speriamo vicino. Grazie a tutti amici, a presto, ciao.